Mirko Tedeschi, presente alla festa di Eros Capecchi, corridore che passerà professionista quest'anno con la squadra di Shinto Citracca. Magari ci potrai dire anche il nome, perché ancora c'è un po' di mistero. Intanto il tuo saluto anche a questa festa di Eros. Sì, sono presente qui stasera perché ormai da un anno e mezzo con Eros e tutti i ragazzi del Cavallino usciamo spessissimo insieme, se non tutti i giorni quasi. E quest'anno, l'anno prossimo, sarò con la squadra di Shinto Citracca, che diciamo è il nome caratteristico ora è Yellow Fluo, e sono molto contento di aver avuto questa possibilità di provare, di testare, insomma, testarmi con il mondo del professionismo. Ora avrò questi 2 anni di contratto e speriamo di fare buoni risultati, o comunque ritagliarmi il mio ruolo per aiuto alla squadra, oppure vedremo, insomma, in corsa. Intanto si è chiusa la parentesi tra i giovani, insomma, che bilancio tracci di questa tua carriera fino al momento? Allora, sicuramente non sono il classico vincente da 10 corse l'anno, però nei dilettanti ho dimostrato di cavarmela su tutti i terreni e ho fatto numerosi piazzamenti, e quindi sono contento, appunto, di aver avuto la possibilità, e gli addetti lavori avranno visto qualcosa di buono in me, quindi meglio così. Le tue caratteristiche nello specifico? Io sono un passista e quando è abbastanza, cioè nel peso forma, io mi trovo meglio nel periodo estivo e riesco a tenere bene anche nelle salite di media lunghezza, insomma, di 3 o 4 km per poi giocarmela allo sprint. Sei emozionato per questo debutto tra i pro? Ah, sicuramente, io devo ancora, tra virgolette, rendermene conto. Ho già ricominciato ad allenarmi, ma devo ancora realizzare bene alle corse a cui parteciperò, quindi con la giusta tranquillità mi alleno, però so che dovrò affrontare corse di tutt'altro livello e sono curioso di vedere dove potrò arrivare. Ultima domanda doverosa, visto che hai corso con la Petroli Firenze e la scomparsa del direttore sportivo Daniele Tortoli, un tuo ricordo e quello che ti porti dentro anche a livello professionale? Sicuramente Daniele rimarrà per sempre nei miei ricordi, ma oltre della vita ciclistica, della vita privata mia personale, in quanto la sera prima delle corse era sempre un piacere ascoltarlo a tavola in tutti i suoi racconti e tutte le sue lezioni di vita, insomma. E poi capitava spesso anche di uscire a cena assieme al di fuori della bici, e quindi sono contento, in quanto si era creata anche un'amicizia e tantissimo rispetto reciproco, e quindi rimarrà sempre nella mia mente e nella mente di tutti.